Hello guys, benvenuti in questo nuovo video dopo molto tempo, oserei dire, ed oggi proviamo a tornare alla carica qui su YouTube. Scusate l'ennesima assenza che stavolta però non è dovuta purtroppo alla preparazione di un video su un retroformat, ma purtroppo a problemi personali, stress accumulato nel lungo termine, quindi lavoro eccetera eccetera. Quindi cosa è successo? Fortunatamente nulla di risolvibile. Computer, perché ti ha attivato le ventole? Passiamo direttamente al succo del video, ossia l'apertura di 5 pacchettini della Premium Oro, che come potete vedere sono tutti sigillati perfettamente. E perché questo pack secondo me è molto molto importante? È il prodotto definitivo, potremmo definirlo, perché contiene un sacco di roba per retroformat, quindi da carte per il GOT come appunto Jinsol, BLS, Chaos Sorcerer, che sono anche utili ovviamente per altri retroformat, fino appunto a carte utili per il formato Tengu Plant, Edison, dato che ci sono i Synchro alla nera, Stardust, Dominatore, Mezuki, tutti gold. Quindi paradossalmente un po' le rare segrete oro che sono contenute all'interno, perché troveremo sia oro che Secret Rare Gold, come veniva da dire in italiano, e troveremo all'interno, quindi sono un po' più quelle comunazze, quindi le oro normali che ci interessano. Quindi cominciando con l'apertura, io come al solito, se vi piacciono contenuti di questo tipo, quindi unboxing di prodotti vintage, nuovo deck profile, qualsiasi contenuto in merito ai retroformat, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare mi piace, un commento, dato che porto principalmente, faccio quello su questo canale. E appunto, se vi piacciono i contenuti, anche perché la maggior parte di voi che guarda i video paradossalmente non è iscritta, quindi se vi piacciono, perché non iscriversi? Quindi cominciamo con l'apertura. Ok, queste dovrebbero essere. Ok, queste sono già cronomalie, ma quanto tempo che non le vedo. Burattino. Ok, Xyz, questi già ho pochi ricordi. Oh, il numero 82, questo è utile per il formato AT. E queste, se non sbaglio, sono le Secret. Forse sì, non lo so. Non riesco a rendermi conto con questa luce. Oh, eccoli qua. Quelle che ci interessano di più. Spirito Mietitore Gold. Bellissimo. Rinforzi dell'esercito. Esercito, come l'ho detto. Una Celestia. Mirror Force. E Mago Gaga. Questo un po' meno. Ah, ce n'è un'altra. E Gru Gru. Queste. Allora, questa mi pare si giocasse per un periodo nel meta, quello di Burning Abyss dopo la ban. La banned per un periodo. Ok, quindi queste definitivamente sono carte strautili e strafighe soprattutto. Ovviamente, ragazzi, poi non cercate di emularmi con l'acquisto di questi pacchettini, perché costicchiano un pochettino in giro. Io cerco sempre di trovarli al prezzo più conveniente possibile e onestamente lo faccio principalmente per il content qui su YouTube, come si suol dire, perché un po' mi mancava sbustare. Niente, un po' quindi per nostalgia. Quello. Oh, il Bills, mamma, quanto è bello il Bills. Poi non capisco perché sta camera non metta bene a fuoco nell'ultimo periodo, quando c'è un telefono con le contropalle, che vuol dire grande pancia, ammazza, pare un X-Saber ingrassato, ma mi pare sia proprio uno dei X-Saber ingrassato. La spia, figa, spada rivelatrice, quindi come vedete siamo proprio nel cuore di GOT, mind control, uguale, bottomless, comunque se lo stesse chiedendo. Se magari mettesse a fuoco l'espansione è questa PGLD. Ok, ragazza maga nera, metti a fuoco. Non riesce a mettere a fuoco, maledetto. Ok, ragazza maga nera e il bocciolo di fuoco solitario. Quindi, quindi pure io con la T. Tante cartine molto 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 interessanti. Ecco, ho fatto il mischione che non dovevo fare. Andate qua per piacere. Ovviamente, ragazzuoli, anche per assimilare un pochettino le spese effettuate, molte di queste carte le metterò sul mio store su Card Market, il cui profilo ve lo lascio qui sotto in descrizione, e potete vedere tutte le carte appunto che vendo, che sono principalmente dedicate ai retroformat, ma nello specifico a Edison, Tengu Plant, ma anche qualcosina per AT e GOT, soprattutto anche in coreano per quanto riguarda il GOT. Ok, Fantasma del Rivestimento, C 15, sempre lui. Dopo me lo devo. Oh, beh. Manca solo Brain Control, possiamo dire GG. Scherzo. Ok, il Mezuki. Un'altra spia. Già abbiamo un doppia spia che non ci dispiace. Il Cyber Drago Gold. Ma sei bellissimo. Porca miseria, sei figo. Tanky.
e un'altra maga nera, quindi cappello di paglia, un po' si starà facendo le... Quindi molto figo questo pack. Cioè, peccato non aver, non poter avere un prodotto del genere reperibile facilmente, se no io vi giuro, soli penso ne aprirei a tonnellate, non sarebbe ottimale per il mio stipendio. Però che dobbiamo fare? Cronomalia. Ce ne sono anche le divinità egizie, questo non me lo ricordavo. Quindi abbiamo l'obelisk, antico drago pixie, questo pure mi piace, sarcofago d'oro, Breaker, per l'appunto che vi avevo citato inizio video. Mamma mia, mamma mia, io volevo trovare proprio lui per giocarlo. Mamma che bello. Una giara pure, mamma mia che bello sto pack. E il re tigre, ma la scritta rovinata. E sì, si sono mangiati la G. E il drago luce pulito, mamma mia. Ragazzi, il formato Chaos Dragon, fighissimi mazzi, ma secondo me stava cominciando un po' a diventare, diciamo, un po' più sbroccato Yugi da quel punto di vista. Queste ce le mettiamo tutte qui. Poi ovviamente se volete una deck profile dedicata, perché no, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Anzi, potete andare anche a recuperare tutte le varie liste appunto dedicate al formato Elegant & Gooplant. E a fine video, anzi ve lo scendo ora, ci sono già delle liste in corso, tra cui appunto Naturia Lock, ma Lock vera, proprio che non ti fa più giocare. Provo a far tornare anche qualche short su appunto Tengu Plant e Edison, in merito alle top 3 dei mazzi. Con Tengu Plant è più facile, visto che c'è al momento più varietà e soprattutto non è un formato che si è bene o male risolto. Ok, quindi abbiamo tolto la brutta ciccia tipo questa qui che è più moderna. Ok, oh, il secondo Cyber Drago Gold, bellissimo. Drago Supremo Chimeratech, 2300.000, alla nera l'armata, 2-4, vabbè, il Parmalat, che ormai ce l'abbiamo praticamente in tutte le rarità, ce l'abbiamo gold, ce l'abbiamo prima un gold, ce l'abbiamo super da oscurità fantasma, è pure comune. Ricarica solare, peccato averne trovata solo una. E ultimo, un Ixid, 2002. Re tigre, sì, ahimè, non abbiamo trovato lo Stardust Dragon, però direi che ci possiamo anche accontentare, anche perché i pacchettini purtroppo costano un bel po' l'uno al momento, quindi non è possibile aprirli, diciamo, a gran numero, però sono abbastanza soddisfatto. E prossimo video sicuramente sarà una deck profile, e quello che dovevo dirvi soprattutto è che arriveranno anche altri prodotti vintage da aprire, ne ho ordinato un bel po', quindi spero di trovare della ciccia all'interno. Qua faccio un piccolo recap delle carte trovate, doppia ragazza maga nero, il bocciolo gold è fighissimo, e ripeto, qualcuna finirà su Card Market, appena potrò cercherò di caricare quelle che appunto non voglio tenermi. Quindi questo era tutto da questo video, ragazzuoli. In merito ai futuri progetti farò i video con molta più calma, poi se volete vi porterò un video a parte in cui parlo appunto di questi problemi che ho avuto. Non avrà tante visualizzazioni, ma non mi interessa, è più una cosa che vorrei fare per la mia community, ma vedremo se farlo e se effettivamente possa destare vero e proprio interesse. In ogni caso, fra i prossimi progetti abbiamo una serie interessante in cui andremo a utilizzare soltanto gli structure vecchi del periodo e andare fino appunto dal famoso 2000 fino appunto dal giorno del rilascio dei primi structure fino a quelli del giorno d'oggi. Faremo un po' più di shorts, vedremo un po' come gestire meglio la situazione. Quindi io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto. Routine ovviamente di consuetudine, anche come bentornato su YouTube, e ci vediamo ovviamente al prossimo video, alla prossima deck profile. Vediamo come sta, stavo per ruttare di nuovo. See you next time.